Nel frattempo invito il relatore a intervenire sul punto. Prego, Presidente della Commissione Affari Generali, ne ha facoltà. In termini giuridici si usa l'espressione melius re perpensa, il che significa che ogni regolamento, ogni normazione è suscettibile di miglioramenti e l'evoluzione giuridica. Per cui, prendendo atto di una serie di articoli, la maggioranza ha ritenuto opportuno proporre delle modifiche al regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Ci sono stati i primi due articoli che sono stati proposti dal consigliere Battista, l'articolo 42,3, attualmente in vigore, prevede la possibilità di costituire il Consiglio in modalità question time con almeno un terzo dei consiglieri, ma di deliberare con un numero di consiglieri pari alla metà più uno. Ciò comporta, come spesso capitato, un ingessamento dei lavori del Consiglio, in quanto con un terzo di consiglieri il Consiglio prosegue con i vari punti all'ordine del giorno, ma in realtà non dà la possibilità di assumere alcune decisioni, in quanto il quorum deliberativo è pari alla metà più uno dei consiglieri. La modifica apportata elimina questa disfunzione, parificando il quorum costitutivo e deliberativo a un terzo dei consiglieri. E così anche l'articolo 57, per quanto riguarda la mozione d'ordine dell'articolo 57,1, si è pensato di eliminare nel Consiglio Comunale la possibilità di anticipare un punto all'ordine del giorno se trattasi di medesimo argomento. Ciò per far sì che la primogenitura della presentazione di una mozione o di un ordine del giorno o di una risoluzione resti in capo al consigliere che l'ha presentata in prima istanza. Delle norme, dicevo, di varia natura e di varia provenienza, come per esempio ancora altri articoli, l'articolo 3 che prevede l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale con voto palese per appello nominale, e ancora l'articolo 6 che, per quanto riguarda la presentazione della mozione di sfiducia, il numero dei consiglieri necessari per presentare la mozione di sfiducia, così come il numero dei consiglieri necessari per sfiduciare il sindaco, per sfiduciare il Presidente del Consiglio, viene equiparata agli stessi numeri, agli stessi quorum richiesti per il sindaco. Si tratta di equiparare due modalità riguardanti le due massime cariche istituzionali cittadine, il sindaco ed il presidente del consiglio. Poi ogni altra dietrologia, chiacchiericcio, allusioni, caccia alle streghe, io li respingo al mittente. Qui non stiamo parlando di fare regolamenti ad personam, qui si tratta soltanto di creare una equiparazione, una linearità richiesta dalla legge, nulla di più, nulla di più. Pensate, com'è possibile che si può sfiduciare un sindaco con 17 consiglieri e poi la figura del presidente, in generale, chi esso sia, oggi Bitetti del 2027, Luca Contrario, dicevo, si tratta di equiparare, pensate, 17 persone per far cadere un'amministrazione comunale, e poi quelle 17 persone non possono sfiduciare il Presidente del Consiglio, ove mai, in caso astratto, si configuri una violazione al principio di terzietà. E così come l'articolo 3 e l'articolo 6 li abbiamo menzionati,
Abbiamo altri articoli, l'articolo 33, che rimarca e tipizza la necessità del dovere di partecipazione ai dirigenti e nelle commissioni e nel consiglio comunale, laddove si deliberi su provvedimenti attinenti alle loro direzioni, e ancora altri aspetti, diciamo, più tipicamente tecnici, come l'articolo 53, aspetti più formali. La modifica riguarda sostanzialmente l'ordine cronologico con cui si iniziano i lavori: subito dopo la dichiarazione di validità costitutiva della seduta, il Presidente nomina gli scrutatori e così via. L'articolo 55, ancora il fair play istituzionale, la modifica riguarda, per così dire, l'evoluzione tecnologica. Una volta si diceva che ci si presentava appunto al tavolo di presidenza per prenotare l'intervento, e poi invece si è visto che oggi, viva Dio, c'è la tecnologia e questa presentazione, diciamo, fisica non vi è più. Aspetti formali che sono stati superati, così come l'articolo 57 si dà la possibilità al consigliere di accorpare i due interventi e quindi di prolungare la durata del proprio intervento utilizzando il tempo consentitogli successivamente per la dichiarazione di voto. Molte volte non si vuole spezzare la continuità dell'intervento e quindi quel tempo che sarebbe riservato alla dichiarazione di voto viene appunto anticipata. E quindi poi l'articolo 64, che viene, dicevo, conseguentemente adeguato rispetto alle modifiche dei commi. Si tratta di provvedimenti, di atti attraverso i quali si vuole appunto ammodernare il regolamento, e quindi non è inutile, ripeto, io rispetto ogni forma di dissenso, è il cuore e il fulcro della democrazia, ma qui, ripeto, la norma più ad avviso di 17 consiglieri, la norma più stridente è questo squilibrio, questo dislivello tra la sfiducia al Presidente e la sfiducia al Sindaco. L'istituto della sfiducia, che avviene per il Sindaco per motivi politici, per il Presidente del Consiglio in caso di reiterata violazione di normative che violano il principio di terzietà, bene, equiparare il quorum, equiparare le soglie, tutto qui.